Ciao, oggi vi faccio vedere la mia ultima creazione ed è un album per San Valentino. Ho voluto fare un album questa volta diverso da quelli che faccio di solito, cioè molto semplice, non ci ho messo tanti pizzi, poi lo vedrete. Ho fatto questa timbrata e poi l'ho colorata con gli Spectrum Noir. Questo è un timbro che ho comprato da Fioldisa Shop. Poi ho messo qua un fiocchettino con un campanellino. Vedete? Eccolo qua. Ora vi faccio vedere dentro. Si apre e qui troviamo una pagina a taschina. Vedete? Mentre qui ho fatto una fustellata e ho messo delle tag. Questa invece è la tasca, è la pagina tasca che vi dicevo, e questo è una tag con un timbro. Vedete? E questa di qua è uguale. Questa è un'altra tag. Poi andiamo avanti e ho inserito anche questo tab. Questo va inserito dall'alto, mentre questo di fianco. Questa è una semplice tag senza alcun abbellimento, se non solo questo pezzo qui di carta. Poi andiamo avanti. Anche qui ho messo un timbro con una frase. E ho fatto in modo che si inserisca qui la foto in mezzo, vedete? Ora vi faccio vedere, ecco, adesso questo è grande, però vedete qui c'è lo spazio per inserire. Vedete? Si può mettere qualsiasi cosa oppure una foto. Poi qui abbiamo un'altra tag con dietro, ho messo una timbrata. Poi un altro timbro, poi ho fustellato. Questo è sempre lo stesso timbro che ho messo nella copertina, colorato diversamente. E qui ho messo anche due gattini innamorati, vedete? Sempre è una fustella che ho preso da Fioldisa. Sempre un tab che si inserisce dall'alto e così via. Vedete anche qui due tag. Sempre nella pagina a tasca. Poi vi farò vedere come ho fatto questa pagina. Questo come quello prima. Qui ho fatto una fustellata di questi due che ballano. Ed è una fustella di T-Malls che a me piace tanto. Qui, anche qui la tab. E questo è, ho voluto fare un album a cascata. Si tira qui, vedete? Poi si fa l'incontrario per richiudere. Ecco qua. E questo è un mini album a cascata. Qui ho fatto una piccola bustina dove si può inserire dei biglietti o quello che volete.
Vedete qui, ho fatto questa chiusura, ho messo qualche mezza perla e questo è l'album. Si chiude poi con il feltro. Ecco qua. Io spero che vi piaccia. Io di questo faccio anche, ecco, io ho messo anche un cuoricino che ho scritto fatto a mano, vedete? E per chi volesse, questi sono prenotabili. Se volete faccio anche il kit e poi ve lo assemblate da solo. Fatemi sapere con un messaggio privato. Per ora vi ringrazio, ciao e alla prossima.